Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qua pronti a continuare con un nuovo episodio di FIFA 23 e la carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Cagliari. Ragazzi, nell'ultimo episodio abbiamo battuto sia il Torino che il Napoli, una bella partita contro il Napoli vinta alla fine grazie a un gol di Nandez proprio nel finale. E adesso siamo ufficialmente secondi in classifica, anche se il nostro obiettivo in questa stagione non è di vincere il campionato, ma di raggiungere la Champions League e provare poi nella stagione successiva a conquistare tutte cose. Però dovesse arrivare lo scudetto, non è che, diciamo, non è che ci farebbe male, anzi, sarebbe buono per il Cagliari. Detto questo, ragazzi, abbiamo la sfida contro la Salernitana che è 12esima con 13 punti. Io ho promosso alcuni giovani in squadra dal vivaio che ho messo già in vendita, ve li faccio vedere velocemente. Si tratta di giocatori, alcuni che non ci servono molto. Andiamo subito a vedere. Innanzitutto c'è Colombo. Questo giocatore l'ho messo cedibile in prestito perché può essere interessante se fa 2 anni da qualche altra parte. E anche Leo Guerra, anche lui in prestito. E poi ci sono quelli che ho deciso di vendere. Moretti, che non ci servirebbe. Fontana, anche lui sul mercato. E un attaccante, Lombardi. Questi sono i 5 giovani che ho promosso in prima squadra. Ne abbiamo tantissimi, quasi 50 giocatori. E intanto ci andiamo a fare la formazione per affrontare proprio la Salernitana. Allora, al posto di Rocas metto Vega, che vuole giocare, ma anche perché, soprattutto, se troviamo qualcheduno che se lo prende, non sarebbe male. Madibo, qui lo lascio in difesa, vediamo un po' se recupera. E per il resto, l'unico cambio sarebbe di Banda, che lo lascio fuori e riporto Makumbu in panchina. Makumbu sta trovando molto meno spazio quest'anno rispetto alla scorsa stagione. Vi avevo chiesto anche nell'episodio precedente se volete che agisca sul mercato per prendere un nuovo trequartista al posto di Pereiro, che non è al top, anche se nell'ultima partita contro il Napoli ha fatto un gol, però è quasi sempre assente dal gioco. Oppure di aspettarlo e vedere se effettivamente torna un po' il Pereiro della Serie B. Detto questo, ragazzi, andiamoci a giocare questa sfida contro un'altra squadra campana, e cioè la Salernitana, e vediamo come va. Giocano con un 3-1-4-2. Sarà molto difficile, immagino. Ok, ragazzi, ci siamo. La sfida contro la Salernitana è una partita importante. Speriamo che lo spettacolo sia Squadra all'altezza del campana gol che del tra nostro Pereiro. l'altro, dato qua Questo abbiamo ragazzi perso invece palla. stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi, Le premesse per non E annoiarci si attenzione sono perché. tutte. Ora tocca alle due Eh no, squadre intanto però mantenere. prendila la palla. Buona qui la lettura del difensore. Prova a Mamma sorprenderlo. mia. Cragno, senza Cragno, dubbio. bravissimo. Tu che sei stato convocato da Cambia di colore poco a in San Siro, siamo a nazionale. Milano. Prima rete della partita per il Milan. Si sblocca dunque il Vedete come match. la 1-0 Salernitana è all'alba del match. molto, Dopo appena 3 minuti dal fischio d'inizio. Perfetto, grazie per il molto tuo contributo. aggressiva. Ma Ottimo bella questa passaggio. azione, Precede palla, attenzione, tensione! pericoloso. Niente, Martin la Attento il sbaglia. pallone. Palla fuori davvero di poco. E Martin alla prima occasione l'ha sbagliata. Quale spettacolo, questo ci si aspetta oggi dai padroni di casa che possono contare sul miglior attacco del mondo. Nadez ha fatto uno Sulla stop carta sembrerebbe una passeggiata per la assolutamente formazione di casa. Se poi guardi i numeri alla disastroso. voce gol segnati, Comunque, più di tutti in questa la competizione, Salernitana è vedete un po' voi molto ragazzi. aggressiva, ragazzi, eh? Se qualcuno si muove. Intervento con i tempi giusti per spezzare la trama avversaria e recuperare palla. Attenzione qua. Pereiro. Ottimo questa palla, Pereiro. Rog. No, Viene Rog, ti fermato sei dal difensore. allungato la palla anche te. Abbiamo questo problema adesso di allungarci anche i palloni. Muovono il pallone, cercano un varco. Attentissimo, Bravo situazione che era Nandez, complicata. ma abbiamo
Una Salernitana molto offensiva. Occhio al contropiede. Non è finita. E attenzione! Cagliari, tifosi sardi che presenziano Nandez! sulle E tribune per questa rete, la stavano aspettando. il nostro Nandez che aveva fatto il gol vittoria contro il Napoli e segna anche ai loro cugini, alla Salernitana. Gol Non so neanche come immagino, importante, la l'abbiamo capisco giocata poco, glielo bene. facciamo vedere meglio da questo replay. Nandez è stato bravissimo nel tornare dal fuorigioco in cui era e infatti il gol Hanno aperto le non è stato marcature con questo annullato. gol, 1-0. Ragazzi, il risultato per adesso è buono, L'assistente con la bandierina alzata, però posizione di offside. ovviamente Ha la provato ad partita è entrare da ancora offside, con lunga. scarso successo visti i risultati. Attenzione qua, Grande peccato, intervento per recuperare palla. peccato che occasione sprecata. Attenzione perché la Salernitana si fa vedere. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Taglia in due la difesa con questo lancio, attenzione. L'anticipo sull'attaccante. Per fortuna ci abbiamo cranio. Tanto Madibo. Pereiro. Attenzione a questa Ottimo inizio di palla, gioco qui. buona per Messi la palla per Martin. portare la porta. No! Cosa hai 20 minuti fatto, a lottare la Martin? rilancia. Attenzione qua, addirittura abbiamo dato palla a loro. Non è solo qui. Attenzione, Elude l'intervento Masson. dell'avversario. Potrebbe trovare il pari. La Niente, buona parata ragazzi, in abbiamo vantaggio subito il gol del dell'avversario. pareggio. Su un errore, doppi errori nostri. Martin si è sbagliato non so Il che replay ci cosa. permette di apprezzare meglio la giocata Vabbè, in la cui si è liberato del difensore. Ha preferito mettere il difesa livello in del piede bambola. piuttosto che di Ovviamente abbiamo coprire. Ha avuto sempre ragione. È nulla da gli fare. errori Questo è il difensivi calcio. Siamo di contro nuovo di in noi, pari. ma abbiamo una 1-0. Salernitana nuovo Salernitana molto pericolosa. pericolosa, molto aggressiva. Efficace il giro palla Qua del Cagliari. niente da fare, Possesso Martin palla in più turni, fermato. perdono il pallone. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Un Niente. minuto indicato dal tabellone del quarto Qua uomo. fermato, bravo Madibo. E ci finisce L'arbitro il dice che primo può tempo, passare, si ragazzi. chiudono Primo i primi. tempo Vega inesistente come al solito, Pereiro lo stesso, nessuno che scappa. Cerchiamo di essere Si un gioca pochino dunque, più ripeto, abbiamo avuto offensivi in inizio, questo vedremo se secondo una delle due tempo. squadre riuscirà a spezzare l'equilibrio che si è visto nella prima frazione. La gioca profonda, E attenzione qui. attenzione qua perché Palla la ancora Salernitana è buona, subito. attenzione da lì, intercetta il traversone. Bravo Massò. L'arbitro ha visto i presupposti per il pallo e ha concesso il calcio di Ci ha dato punizione. la punizione, va bene così. Cambia il risultato a San Siro, subito Milano. È arrivata la seconda rete per il Milan. Attenzione a questa Forte bellissima parata, palla azione che per si Masson che fermerà. se ne va. E poi la sbaglia. Incredibile quello che si è mangiato qui. E Ok, poi la trova la piede sana, sbaglia. ma io E non la trovo poi la palese in quella sbaglia. posizione. Scusami per l'interruzione di prima. Confermiamo dunque il gol del Milan. Risultato che è Aveva cambiato. Ora nettamente sono avanti vantaggio lì 2-0. sulla palla alta, però. Salta il difensore. Mamma Ma mia, questo giocatore è cranio, già un santo pericolo. cranio. Qui buono recupero Se di la cavano senza Masson. problemi. Sono andati a un passo dal vantaggio. Il portiere però non la pensava così e ha evitato di stare Attenzione a all'ultimo Gagliardo che guardo. se ne va addirittura. E poi sbaglia il Grande recupero passaggio. difensivo, Un situazione recupero complicata. incredibile. Vabbè, Pereiro però più veloce con questi palloni. Vi ricordo l'appuntamento con la Serie A su EA TV, gara che si disputerà tra Cagliari e Parma. Entrambe praticano un calcio spiccatamente offensivo, la ricerca costante del gol. Mi piace, eh? Sono sicuro che anche i nostri amici a casa non resteranno delusi. Opportunità! Finalmente, Passano nuovamente finalmente a pallon d'oro. Rog.
che ci porta in vantaggio proprio lui, quello che è stato criticato dall'inizio della stagione, che giocava male. Lo abbiamo lasciato in campo sempre titolare e almeno nelle ultime due partite sta dimostrando il suo valore. Siamo passati in vantaggio. E qua riescono a passare, attenzione. Sanabria, azione insistita, buona circolazione di palla. Ottimo Bernabé addirittura a difendere. E qua è una buona idea, ma male la giocata. E attenzione, bravo Madibo che però sbaglia come al solito. Mamma mia, è ancora Cragno. Novità subito, San Siro, andiamo in diretta. È arrivato il terzo gol per il Milan. Risultato che ora è sul 3-0, quando intanto i minuti trascorsi sono 71. E attenzione qua, se ne va ancora Mason. Sta avanzando. Non può fallire, attenzione. Mamma mia, grande azione del nostro Cagliari. E questa volta finalmente la mette dentro Vega. Finalmente. Un altro gol di Vega che segna molto raramente e questa volta in qualche modo l'ha messa dentro. Buono, risultato di 3-1. Bravo con il recupero qui. E attenzione perché si ripropone. Occhio al movimento dei compagni. E tiraccio di Nandez. Facciamo un po' di cambi, ragazzi. Facciamo uscire Pereiro. Insomma, così la sua partita. Facciamo entrare Rodriguez. Facciamo uscire anche Rogue mettendo Megri. E faccio uscire anche, visto il 3-1, anche Martin un po' spento. Mettiamo Gnonto al suo posto. E facciamo questi tre cambi. È probabile che volesse mettere sul secondo palo, no? A vedere dalla posizione del corpo, ma non l'ha per niente colpita bene e non era coordinato. 3-1, ragazzi, qui se ci raggiungono, ecco, tutta colpa nostra. Ottimo questo colpo di testa. Lui non ci è andato. Anche perché Bernabé è molto basso. Guarda come passa questa palla. Valencia, attenzione qua. Occhio al pallone filtrante. Ottima quell'idea, buono il corridoio, ma c'è poi. Ok, fuori gioco per noi. Essere un'ottima chance, ma l'ha sprecata scattando troppo in anticipo. Pier, il tecnico ha deciso questo cambio. Bernabé ha tentato, attenzione al contropiede. Attenzione, la squadra sbilanciata in avanti. Mamma mia, grande intervento. Poi Madibo, vabbè, mi stai facendo come Deng. Sanabria, palla che esce. Mamma mia, che occasione. Facciamo l'ultimo cambio della partita, facciamo uscire Vega che ha giocato comunque sostanzialmente bene, ma ci interessa per venderlo. Mettiamo Rocas al suo posto. Pierre, peccato, avevano avuto il guizzo giusto. Altri 120 secondi da giocare. Attenzione qua. Nandez questa volta lento. Non l'hanno gestita bene. Ed è finita, ragazzi, è finita. Siamo passati in svantaggio, però in qualche modo la partita l'abbiamo ribaltata, quindi vittoria importante. Intanto il Milan ha vinto 3-0 sul Torino, quindi una vittoria importante per il nostro Cagliari, tre punti importantissimi. Vediamo tra poco, vedremo anche la classifica, se abbiamo guadagnato qualcosa. La ringrazio per aver pensava di vincere, visto che la sua squadra e la Salernitana venivano considerate sullo stesso livello. I giocatori hanno dato tutto dal primo all'ultimo, quindi bene Cagliari.
Una vittoria agevole, tre gol segnati. Crede che sarebbe potuto finire diversamente oggi? Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, onestamente. Sanabria è stato. Non mi interessa, abbiamo fatto. Quanto è stato difficile impedire agli attaccanti di segnare? Abbiamo fatto la nostra partita, tutto qui. Ok, Liberiamo il mister. ragazzi, prima vittoria. Importantissimo, c'è tanta chat a quanto vedo. Allora, possibile cambio di ruolo per Chapness. Allora, Chapness lo avevo preso a parametro 0 e l'ho fatto diventare un po' un esterno destro, anche per sostituire Nandez. Intanto programma di crescita di cranio, ha raggiunto i livelli fisici e tecnici che ci aspettavamo da lui. Ottimo, tra poco cambieremo il ruolo anche per Chapness. Chat giocatore. Allora, Fontana è un sogno che si avveva, grazie per avermi dato la possibilità di entrare in prima squadra, non vedo l'ora di dimostrare a tutti quello che posso fare, ho fiducia in te. Lombardi, sono certo che avrai solo i motivi per mettermi sul mercato, ok, mi sto guardando, non posso garantirti il posto in squadra, diciamo questo. Cicchigno, mister, credo sappia quanto sia frustrante per me non giocare, volevo dirle che sono pronto a ricoprire qualsiasi ruolo, qualora lo ritenesse necessario, il mio unico obiettivo è scendere in campo e aiutare la squadra. Rientri nei miei piani, non preoccuparti, Cicchigno. Sei importante per noi, molto importante. Allora, vediamo un po' la classifica. Siamo sempre secondi, ma abbiamo una partita in più dell'Inter. Avevamo 4 punti di distacco, se non vado errato, quindi l'Inter deve giocare. Intanto ci tocca giocare contro il Parma, credo, nella prossima partita, ma andiamo a vedere. Intanto c'è posta in arrivo, offerta di prestito per Gallo. Ok, Roberto Gallo col diritto di riscatto. Però noi il diritto di riscatto. Allora, Gallo, io non ricordo, è un portiere, quindi non ricordo se l'avevo messo in vendita o tra i possibili giocatori che possono andare in prestito. Eccolo qui, sì, era tra i prestiti, quindi va bene. Gallo lo possiamo anche dare in prestito volendo, però non col diritto di riscatto. Deleghiamo un prestito di sì, prestito normale di 2 anni e poi vediamo un po' se effettivamente se ne andrà. Aggiornamento mensile, vediamo un po' nuovi giovani. Allora, abbiamo Camille Hobert, così e così, Achille Blondel, questo non è male, ce lo portiamo, non si sa mai, Isaac Noel, io direi anche di no, Leo Michel, assolutamente possiamo anche rifiutarlo, insomma, visto il suo overall, Rafael Maurice, possiamo aspettare, Matthew Weber. Questo è interessante. Questo ce lo possiamo subito portare in squadra. Noè Bernard. Possiamo anche aspettare per lui. Nolan Luiz. Interessante. Ce lo portiamo. Joshua Bertrand. Io direi anche di lasciare continuare. Jerome Leon. Possiamo aspettare anche per lui. E Theodore Laurent. Che sembra interessante. Prendiamolo. Ok, per adesso va bene così. Vediamo questi nuovi giovani che ci siamo portati a casa. Vediamo un po' come sono. Siamo tornati a 15 giocatori. Allora, Blondel è un overall massimo di 88 e non sembra neanche male. Dovremmo un po' lavorarci. Nolan Luiz, anche lui c'ha un buon overall. Anche su lui bisogna lavorarci. Poi abbiamo questo Matthew Weber, che non è male, è un 57. Sta messo bene anche con le statistiche, quindi vedremo questo ragazzo cosa farne. Poi abbiamo Poli che, ragazzi, sto pensando di portarlo in prima squadra anche lui e mandarlo in prestito. Abbiamo visto Laurent, è molto interessante anche lui, dobbiamo un po' aggiustare anche la sua situazione. Beh, insomma, sono giocatori interessanti. Dalla Francia arrivano tanti bei giocatori, devo dire la verità. Intanto avanziamo alla prossima sfida. Intanto c'è posta in arrivo, offerta di trasferimento per Valentini.
Allora, vediamo un po'. Valentini, non ricordo se era sul mercato. Andrea Valentini. Devo andare a controllare anche lui. Perché non me lo ricordo. Sinceramente, non me lo ricordo. Vediamo un po'. Valentini. Vediamo un po' se era tra i possibili giocatori da mandare via in vendita o in prestito. No, non è lui. C'è un altro Valentini. Vediamo un po' dove si trova. Eccolo qua. Allora, lui era lista trasferimenti. Ok, quindi in realtà lui lo possiamo vendere. Ok, perfetto. Quindi lo vendiamo. Possiamo vendere tranquillamente. Vediamo quanto ci chiedono. Noi possiamo chiedere fino a 3,70. Ce ne danno 3,20. Vabbè, dai, tutto sommato ci può anche andare bene. Magari lo mandiamo via questo giovane. Ok, altra cosa che volevo fare nel lab era il cambio di ruolo nel nostro nuovo esterno destro, se così possiamo dire, che riguarda Chapness, eccolo qua. Allora, piani di crescita, lui adesso è diventato, o meglio, adesso può giocare tranquillamente, quindi cambiamogli il ruolo come esterno destro. Ok, cambio di ruolo effettuato e andiamo alla partita contro il Parma che, se non sbaglio, l'andata avevamo anche vinto. Ancora offerta di trasferimento per Filippo Lombardi. Allora, Filippo Lombardi, credo che sia l'ultimo che ho messo tra i possibili partenti. Filippo Lombardi, vediamo un po' se effettivamente è lui. Quindi è arrivata subito l'offerta. Dovrebbe essere dell'attaccante. Dovrebbe essere, vediamo. Sì, è lui. L'avevo messo in vendita, è arrivata subito l'offerta, quindi 320.000 euro anche per lui e ci va bene, accettiamo l'offerta, quindi due giovani che spero perlomeno se ne vadano per gennaio e avviciniamoci alla prossima partita. Ancora offerta di prestito per Restes, attenzione! Restes, prestito con diritto di riscatto, no, quindi deleghiamo. Prestito normale per 2 anni, vediamo se accetteranno. Così Restes gli diamo la possibilità di crescere da qualche altra parte. Ancora, beh, questo non ci interessa. Chat giocatore e Zibue, sto attraversando un buon periodo di forma, mi sento bene, quindi spero che non mi manderà in panchina. Ci penserò, caro Zibue, vediamo. Vediamo. Siamo alla partita contro il Parma, che è settima in classifica. Andiamo a fare finalmente la formazione per giocarci questa seconda gara. Allora, visto che ci ha chiesto di giocare Zibue, lo metteremo in campo titolare. Non faccio grandi cambiamenti. Visto la partita contro il Parma, l'unico cambiamento è quello che vorrei provare Chiquinho al posto di Vega, visto che tutto sommato ci può essere utile. Vega, tra l'altro, lo metto fuori squadra al momento perché voglio portarmi Chapness, che insomma è un esterno destro adesso, quindi magari ci può essere un pochino più utile. Bene ragazzi, la formazione è praticamente identica dell'ultima, tranne Chiquinho. Ci proviamo con il nostro Chiquinho 10 e lode. Vediamo se fa un'ottima prestazione. Affrontiamo il Parma di Buffon. E ragazzi, speriamo di vincere anche questa. Ok esaurito. Qualche ragazzi, ci entusiasmo sulle siamo. La tribune e sfida con lo contro spettacolo il da brividi da parte Parma. dei tifosi. Alcuni Per lungo parte cambi. Lele Dani diamo una forte Chiquinho, come spinta state vedendo in all'uomo che questo deve momento in canestro. possesso di Uno palla. spettacolo della Serie A con tutte le E emozioni e i grandi protagonisti. ovviamente Scendono in campo Parma e Cagliari. Partita che promette di tenerci incollati attenzione allo schermo qua, fino all'ultimo. Pereiro un Sarà pochino più battaglia vera, veloce ragazzi, in campo tra due e poi squadre sbaglia, che poi sono certo sbaglia. faranno di tutto per portare a casa la vittoria.
E attenzione perché il Parma è subito in attacco. Prima Dibo se lo lascia un po' Resiste la sfuggire. pressione agli avversari. È solo, mamma mia. Per Intervento provvidenziale. fortuna ha sbagliato il passaggio. E qua Rog poi si fa togliere la palla. Si fa anche superare. Attenzione perché il Parma. Supera Mamma Ibrahimovic mia. il portiere. Parma è pericoloso perché è partito subito in Stagione ricca attacco. di soddisfazioni fin qui per la squadra ospite, senza dubbio una delle note più positive di questo campionato, nonostante qualche pronostico così, pieno di scetticismo. Sono partiti alla grande, è vero Pier. Ora però devono capitalizzare al meglio l'ottimo momento. E chi si aspettava di vederseli? Attenzione, qui Pier sono in area. Attenzione Pallone per perché bloccare il match della Cichinho, il partita. nostro L'incidente bollino avrebbe blu, preso un'altra piega se avesse segnato. E ora non sembra avesse nulla da era recriminare. vicino a fare il gol, l'ha sbagliata di pochissimo. La prima occasione sostanzialmente è stata nostra, ma peccato. Giocata interessante per il compagno. Tanto qua sembrava che fosse in fuorigioco. Entra sulla Bravissimo palla, qua esaurisce l'azione Altave. avversaria. Rog. Attenzione a Rog. Pereira. Efficace il Attenzione rimpallo qua. del Cagliari. E la mette Gol! dentro! È arrivato il primo Martin, gol del match. grande Rete cambia occasione, tutti l'inerzia della partita. bravissimi Piazza ragazzi. Hanno e cercheranno di fare un altro o fanno difesa come giocato tutti deve. bene. E il nostro Martin segna ancora. E tutto sommato Questo ne ha replay del sbagliate gol è tante appoggiato nella partita completamente precedente, dalla mia parte. però Il portiere poteva farci ben poco. qui Buffon poteva fare veramente poco. Hanno aperto le marcature con questo Siamo gol. passati in 1-0. vantaggio. Bravissimo Martin qua che addirittura recupera Andiamo subito a la sentire le notifiche palla. riguardano l'Empoli. È cambiato il punteggio. Prima rete del match per l'Empoli. Si sblocca dunque il match 1-0. Cronometro che indica il minuto 27. E qua Perfetto, Rog grazie. troppo lento nel tirare, è sempre stato il suo difetto. Tentativo di liberare l'uomo con questa giocata. E attenzione perché Palla ne fa un per Pereira. altro. Gol 1-2 Ne vicino fa un all'angolo. altro, ancora Martin, ancora bravi tutti, ancora bravi tutti. 2-0, doppietta del nostro Rivediamo Martin. meglio Bravo l'azione del gol da un'altra inquadratura. Difensore che si è fatto saltare troppo Rog, facilmente. Martin è bravissimo Loro nel vogliono questo saltare il portiere di fare difensore, qua tutt'altro a Buffon titolo di potenza. nulla ha E invece ci ha potuto. sorpreso Ragazzi, per la precisione me cambiando l'aspettavo l'idea. più Bravo. difficile contro il Parma. Punteggio che è Tanto cambiato. qua, Gol oh, per Pereiro che il 2-0. recupera palla. Addirittura. E attenzione perché se ne va pure, però è Palla in fermato. E mi sembrava un po' contrasto. strano in questo Disarmonia che caso. riguardano la panchina Che della Juve. Andiamo a sentire. attenzione Prima qua, rete della Madibo partita per la scavalcato. Juventus. Ha segnato lo spagnolo Lucas Vázquez. Grande assist e ottima Bellanova un conclusione. po'. Risultato che torna dunque in parità. 1-1 dopo 35 minuti. Perfetto, grazie della giornata. Calcio di Attenzione, rigore no, cambiato. vabbè, dai, mi dai un rigore così. Ma che rigove è? Ancora, ma mi cambiate un po' gli arbitri. Guarda lì, con le mani dietro la spalla. Cioè, con le mani dietro la spalla mi dai il calcio di rigove. Ma dai, mi cambiate queste arbitre, questi arbitri donne. Per piacere, ve lo E il chiedo. rigore del possibile meno uno. E È palla in bravo il rete. nostro cranio. Cross che viene ribattuto. No, vabbè, Grande dai, cross un del altro me portiere, l'ha non ci sono dato e dubbi. basta. Sempre Madibo, Madibo, ma cosa hai deciso? Cioè, mi ha dato due rigori di fila, incredibile. Incredibile. Due rigori di fila. Occasione fondamentale dal dischetto per dimezzare lo svantaggio. E E c'è la vaffan. parata. Va. E così ti impari, ne hai sbagliati due. Ne hai sbagliati. Palla intercettata e nuovo possesso.
Qua questa volta Madibo non l'ha presa di... Oh, Cicchinho qua è sbagliato e qua stiamo subendo. Veloce ed efficace, preciso. Trovano sempre l'uomo libero tra le linee per concludere rete. Il risultato rispecchia perfettamente quello che si è visto finora. La differenza tra le due squadre oggi è netta. Un minuto, questa è l'entità del recupero. E attenzione a Cicchinho che se ne va. Il proprio marcatore. A metri a disposizione. Mamma mia! Buffon pava. E intanto finisce il primo tempo. Allora ragazzi, stiamo vincendo 2-0, la Juve pareggia. Buona sapersi, Cicchinho sta giocando la sua partita. Parma che manovra il primo pallone. Parma che ha avuto due rigori di fila da parte di quest'arbitro donna, che non so perché ogni volta che mi capita l'arbitro donna mi arrivano i calci di rigore. E se vogliamo un po'... che ferma tutto. Cioè fatemi capire, adesso la... non per qualche cosa, però cosa ci abbiamo, tutti arbitri femminili in Serie A? Mi scusi, vorrei capirlo. Possesso palla ipnotico a caccia del varco giusto. Rogga che viene interrotta. Ovviamente qua c'è un fallo. Un'azione pericolosa. Butto fallo, attenzione. Butto fallo di Ezibue. Mamma mia, qua. Ok, fuori gioco per fortuna, ma Cragno è uscito ancora male. Avevamo subito un gol, credo, contro la Juve. Proprio per un'uscita male sui calci d'angolo. Pereiro. No, Pereiro la sbaglia ancora. Pereiro la sbaglia ancora. E subiamo l'attacco. Grassi. Guarda lì che lancio. Ottima quell'idea, buono il corridoio, ma c'è il fuori gioco. Già, poteva essere un'ottima chance, ma l'ha sprecata scattando troppo in anticipo, Pier. Pereiro. Cerca di bucare. Attenzione, niente, Pereiro. Prima di che si muova passano 20 anni e attenzione al contropiede. L'ha presa. Ancora buona, attenzione da lì. Occhio qui al contropiede. Mamma mia, per fortuna l'ha mandata. Buona protezione del pallone. Mamma mia. Straordinaria, come un gol. Mamma mia, abbiamo salvato anche l'angolo. I principali quotidiani sportivi hanno lanciato un'indiscrezione di mercato secondo la quale ci sarebbe un interesse forte nei confronti di questo calciatore. La sola notizia. Attenzione qua. Niente, niente da fare, tutti lenti ragazzi, perché così lenti? Qua c'è un fallo, arbitro, ma vabbè, meno male, l'ha fischiato, meno male. Allora facciamo un po' di cambi, perché sto vedendo un po' di giocatori stanchi. Allora facciamo uscire Pereiro, mettiamo Rodriguez al suo posto perché è veramente inguardabile, fuori anche Rog, mettiamo Magri e fuori anche Cicchinho, ha dato già troppo, metto Rocas. Per adesso facciamo tre cambi. La tocca a Rasoterra. Qua ha tentato il cross. E attenzione al contropiede, che loro agiscono di contropiede. Bravo qua Ezibue. Ultimi minuti di gara con gli ospiti che sembrano aver già messo al sicuro il risultato. Che palla, occhio! Ma è lentissimo Vogas pure. Hanno un'altra chance. Niente, attenzione. Niente da fare, niente da fare. Tutti. Intervento sanzionato dall'arbitro, sarà punizione. Ok, ci dà punizione favore. Facciamo l'ultimo cambio perché a questo punto provo Chapness. Favore esordive al posto di Nandez. Quindi in campo anche Chapness. Ha spazio per andare.
qua fermati, attenzione. Coni, possibilità per il contropiede. Prova ad andare lungo sulla corsa dell'attaccante. E attenzione perché sono tutti qua. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Mamma mia, Altave, bravo che non si fa sorprendere. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Cercano uno spazio interessante. È tutto solo. E attenzione, Martin, vicino alla tripletta. Tutto bene, fino al tiro che... Peccato. Tanto la partita sta per terminare, ragazzi, però... Inglese. Guadagna metri. La mette sul primo palo. Mamma mia. In sicurezza qui l'intervento del portiere. E intanto finisce, ragazzi. È finita una partita difficile. Abbiamo avuto anche l'esordio di Chapness. E abbiamo portato a casa un'altra vittoria importante a Parma. La Juventus intanto ha perso. Questo è un risultato un po' a sorpresa. E a noi ci va bene, tutto sommato. Siamo qui con il mister. Allora, Marti è stato protagonista assoluto. Come giudica la sua prova? È stato straordinario. Cosa c'è da dire su Marti? Non c'è da dire niente. Pensava di vincere, visto che la squadra veniva considerata allo stesso livello. I giocatori hanno dato tutto dal primo all'ultimo. Siete riusciti a chiudere il match prima dell'intervallo. Le è piaciuto l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo? Abbiamo meritato. Abbiamo bene. Grazie del suo tempo. Allora, ragazzi, sono arrivati due successi anche in questo episodio. C'è molta posta in arrivo. Allora, programma di crescita in Andes. Ha raggiunto i livelli fisici che ci aspettavamo. Va bene. Vediamo un attimo la classifica. Allora, siamo a un punto dall'Inter, quindi credo che anche l'Inter abbia perso. E ragazzi, siamo lì, ce la stiamo giocando con quelle squadre, Juventus, Bologna e Inter, anche per il titolo. C'è anche la Roma un pochino più distante, soprattutto da noi. Insomma, vediamo un attimo chat giocatore, credo che sia Izibue che ci ringrazierà sicuramente di averlo fatto giocare. Quindi prestazione autorevole, bravo Izibue, ha giocato bene nonostante la munizione che ha subito per un fallaccio, però. E avviciniamoci alla prossima partita. Intanto Valentini è stato ceduto, 320.000 euro all'Arch. Prezzo decente, vabbè, non ci interessa tanto quello, quindi ufficialmente Valentini se ne andrà. E liberiamo un po', sfoltiamo un po' la nostra squadra. Intanto anche Filippo Lombardi va al Portmouth per 320.000 euro, anche lui prezzo decente e va bene così. Vediamo cos'altro c'è di vendita. Questa nazionale, Lombardi ceduto, ok, andiamo avanti e avviciniamoci alla prossima partita, ragazzi, che a sorpresa è un partitone. Intanto l'Orlando ha accettato le nostre condizioni per Restes, prestito per 2 anni, quindi manderemo via anche Restes, accettiamo, per lui ci sarà un'esperienza da un'altra parte, sperando che faccia bene. E intanto siamo qui, c'è ancora posta in arrivo, la trattativa di esaurimento per Restes è saltata, bene, quindi niente più, Restes rimane con noi. Allora, abbiamo la sfida contro il Bologna, ragazzi. Bologna è terza, a un punto di distacco da noi. Sarà una partita difficilissima che vedremo nel prossimo episodio. Il nostro Cagliari sta facendo bene, comunque, perché siamo secondi nel campionato di Serie A, e chi l'avrebbe mai detto? Credo che l'episodio per adesso si possa fermare qui. Mi raccomando, lasciate un bel like se l'episodio vi è piaciuto, iscrivetevi al canale. Seguitemi sulla mia pagina Instagram, sul canale Twitch e la pagina Facebook, troverete il link in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di FIFA 23 e della carriera allenatore del nostro Antonino Croce e il suo Cagliari. Alla prossima, ragazzi!